Ciao! Ciao gemelli, benvenuti in questo nuovo video. Che bello avervi qui con me. Allora, oggi andiamo a fare le previsioni per il mese di settembre 2023. Io ragazzi vi ricordo comunque di vedere anche i video per il vostro ascendente Luna Venere, perché andate a capire di più il significato di quello che viene detto in questo video. Poi, se volete seguirmi su Instagram, entrare nel mio gruppo Telegram, volete consulti privati, trovate tutto, potete scrivermi qui sotto nell'info box, c'è la mia mail, c'è tutto quanto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate poi un commento a fine video. Direi di iniziare subito. Io sono ascendente Gemelli, quindi sono sempre molto curiosa di vedere cosa esce. E andiamo a vedere, partiamo da queste carte. Facciamo una stesa un po' particolare così, utilizzando questo mazzo. Allora, vado un attimo a mescolarle. Poi fatemi sapere anche come state, qui sotto nei commenti, sull'ascendente. Mi scrivete Annina, io sono Gemelli, ascendente Tizio. Se sentite un rumore, scusate, ma c'è tipo mia mamma, sta facendo la doccia. Comunque, allora partiamo. Vi faccio la croce più semplice, non quella celtica completa, però voglio comunque andare a vedere. Vi dico che ragazzi, non ho ancora finito di registrare tutti i video di oggi. Manca ancora il leone, lo scorpione, la bilancia, il sagittario, poi ho finito. Ma ci sono stati due o tre segni, due, mi ricordo molto bene, che mi hanno fatto venire i brividi, le carte che sono uscite, perché, cioè, erano azzeccatissime, erano proprio, che più vero, più concordato, più in linea di così, non poteva essere, però dovete andare a vedere anche gli altri video. Voi vi ho detto, fidatevi di me, andate a dare un occhio anche al vostro ascendente Luna Venere, fidatevi. Allora iniziamo. Prima carta. Seconda carta. Le vedete bene? Ottimo. Terza. Quarta. Sesta. Nel taglio, liberati. E poi andiamo a vedere anche un po' con le carte dell'amore tra un pochino. Allora, gemelli, io vedo che nell'ultimo periodo tu hai avuto come delle good vibes, delle belle energie e, udite, udite, mi sa che hai espresso un desiderio, avevi tipo. Hai manifestato qualcosa, volevi che accadesse una determinata cosa, non so, ed è successa. Quindi partiamo col dire che devi essere grato o grata del fatto che tutto ciò sia accaduto. Adesso è come se tu dovessi prendere una decisione, non so in che ambito, quindi lo chiediamo. Chiediamo ai miei tarocchi, vediamo un po' che cosa ci dicono. Per i gemelli, quale decisione devono prendere i gemelli? Vediamo. La salute che è uscita capovolta. La prima cosa che mi è venuta da pensare quando è uscita questa carta è che dovete fare le cose. Non sempre rispetto a quello che volete, ma ascoltando quello che è meglio per il vostro bene. Vi faccio un esempio, che mannaggia ste carte. Dovete pensare quando agite, quando fate determinate cose, non a quello che gli altri vorrebbero, la soluzione più facile, ma a quello che più vi darebbe energia, vi farebbe stare bene, perché sennò continuate, diciamo, a stare in una situazione che non vi fa stare bene. Aggiungo una cosa, a volte bisogna ignorare i sentimenti e
e ascoltare quello che la vita ci dice che noi ci meriteremmo. E qui ho detto tutto. Poi chi ha orecchie per intendere, intenda. Nel vostro prossimo futuro, comunque nel mese di settembre, ci saranno dei momenti di meditazione, di ascolto verso voi stessi, che vi faranno anche stare molto bene, però attenzione, perché è come se voi aveste un po' paura di fare un passetto in più, invece ve lo meritate, avete tutte le potenzialità e le carte in regola per fare quel salto che voi vorreste fare, ma avete paura. Quindi alzate i vostri standard, non siate titubanti, perché anche qui nel taglio c'è liberati. Quindi non è che se facciamo sempre le stesse cose, siamo sempre con gli stessi pensieri, gli stessi ambienti, lo stesso contesto, allora cresciamo, impariamo qualcosa, la vita ci insegna. No, bisogna vivere delle esperienze diverse. Poi la vita sono sicura che ci aiuta a capire da che parte, che direzione prendere, però dobbiamo essere anche un po' noi ad avere il pepe, la forza, il coraggio e la cazzimma per intraprendere qualcosa che ci spaventa. Ricordatevi che il sole e le meraviglie più belle stanno dopo la porta della paura e non è una frase fatta. Attualmente vedo che quello che un pochino vi blocca, quello che vi sta un po' a cuore, il vostro nodo alla gola, chiamiamolo così, è un pochino la paura che certe cose non accadono o non accadranno come vorresti tu, nel modo in cui tu desideri, eccetera, eccetera, eccetera. Devi tener conto che nella vita può, c'è il bianco, il nero, il sì e il no, il bene e il male, quindi in tutte le cose ci può essere la versione positiva o negativa, questo devi tenerne parte presente, ma non avere tutta questa angoscia, ecco, dentro di te, perché io qui vedo anzi che quello che tu desideri, quello che tu vorresti viene ascoltato. E per captare un po' i segnali e per capire quello che la vita ti sta preparando, devi avere il cuore leggero, il cuore aperto e riuscire a capire i messaggi che la vita e l'universo ti stanno trasmettendo. Mettiti in sincronia, in connessione. Questo è un po' il consiglio che mi sento di darti. E poi nel taglio, cioè scusate, la sesta carta che sarebbe quella della sfida, in questa lettura che è a croce, c'è questa carta qui. Voi dovete superare questo timore, questo blocco, questa angoscia, questo malessere, questa. È come se non riusciste a chiudere una situazione, a fare un taglio netto col passato. Lasciare andare un qualcosa che però non vi appartiene più. Se non siete voi in prima persona a lasciare andare determinate cose o situazioni che non vi fanno stare bene, sarà la vita in un modo più crudele e più forte, più violento, più cattivo a troncare certe situazioni o certi rapporti. Quindi il mio consiglio più grande è quello di partire da voi stessi e agire voi per il vostro bene, perché sennò poi potrebbe farlo la vita in una maniera un po' più forte e che sicuramente non vi fa stare bene o comunque vi spiazza, no? Quindi attenzione. Vediamo adesso queste carte, che cosa mi dicono per voi. Vediamo. Per i gemelli, settembre 2023. Vediamo un po'. Vedi? Vedi, gioia? Vedi? Qui secondo me la carta ci parla di lavoro comunque. Una notizia positiva arriverà in un giorno inaspettato. Cos'altro? Imprevisti inaspettati, belli e brutti, qui c'è un molto movimento a settembre, tutto inaspettato, quindi vediamo anche delle amicizie che si interrompono o che voi potreste rivalutare, degli ambienti lavorativi poco soddisfacenti o poco produttivi per voi, un clima sbagliato, posti sbagliati, un rinnovamento
per migliorare la vostra persona e la vostra vita, che deve essere sempre al primo posto, voi stessi. L'amore per voi stessi è il vostro bene. Sarà di aiuto per un bambino. Anche qui può essere un qualcosa che riguarda il lavoro. Non lo so di cosa si parla, può essere magari che tu fai la babysitter, fai le ripetizioni, dai un aiuto a scuola, insomma, quello che, di cui si tratta, quello di cui ci parleranno le carte. Vado adesso a vedere le carte dell'amore, poi vi saluto. Ne prendo due carte per i gemelli, vediamo un po'. Intensità, forte connessione tra due anime, cos'altro, telepatia, mi viene anche da dire, che era uscita in un altro oroscopo, per questo vi dico sempre, andate a vedere anche il video per il vostro ascendente, luna e venere, fidatevi di Annina. Vediamo poi cos'altro per segno zodiacale dei gemelli. Vediamo. Dai, una carta, se non lo scelgo io. Una carta. Vabbè, ho visto due, ne ho viste, quindi ne prendo due. La profondità, immergersi nella relazione tra le due anime. E qui la carta ci parla di mettere dei paletti, capire le intenzioni l'uno dell'altro, le esigenze, eccetera, eccetera, deve essere importante per entrambi. Quindi bisogna stare attenti a dire le cose per come sono, le intenzioni che ha uno e l'altro, e chiarirsi fino in fondo. Va bene, gemelli? Allora, io ti ringrazio per essere arrivato fino a qui. Consulta l'info box, mi raccomando. Iscriviti al canale e attiva la campanellina, che è importantissimo. Non importante, importantissimo, e fammi sapere nei commenti come sta andando la tua vita e se queste cose secondo te rispecchiano il tuo vissuto oppure no. Può anche succedere che ogni tanto qualcosa è più lontano da noi, non risuona. Buon inizio settembre e un bacione a tutti. Ciao gemelli!